Ora inviterei il professore Cataldo Salerno, presidente della Core di Enna, a intervenire prendendo appunto spunto dalle riflessioni e dai dati che i dati che tante volte non sono dati, come diceva Francesco, che ci sono stati offerti. Bene, intanto buongiorno e grazie per l'invito a partecipare a questo convegno. Credo che di università si parli poco nel paese e quando se ne parla spesso se ne parla male. Ho ascoltato poco fa l'intervento del professore e lo sottoscrivo in pieno. Sì, no? Forse è questo. Mi pare si sente, sì, adesso, bene, ok, scusate. Sull'esperienza di Enna dirò qualcosa perché penso di essere stato invitato per questo fondamentalmente, però vorrei prima fare qualche riflessione appunto sul contesto in cui ci muoviamo. In Italia vi è un vizio di fondo che ha caratterizzato tutti i governi di qualsiasi colore negli ultimi 20 anni ed è l'idea di collegare necessariamente la formazione universitaria con l'occupazione disponibile. Questa idea non è in sé sbagliata, però tradisce una visione dell'università che è una formazione, che è una visione da formazione professionale e che di fatto fa gli interessi di alcuni gruppi di potere confindustriale, vagamente confindustriale, che pensano di utilizzare i laureati. Il fenomeno della laurea triennale è un risultato di questo portato, per avere laureati a basso costo, laureati qualificati comunque, a basso costo, magari con il contentino del titolo di dottore. Questa è una visione che ha attraversato sia gli interventi di Zecchino, del ministro Zecchino, sia quelli di Berlinguer, sia quelli che via via si sono succeduti, Moratti, Mussi, Gelmini e in ultimo anche i 3 rettori che sono stati nominati ministri dell'istruzione e dell'università nell'ultimo periodo fino ad adesso con la Giannini. Questa visione ha ingenerato un equivoco presso i ragazzi. L'equivoco è che o si va in un corso collegato strettamente con le esigenze di oggi del mondo del lavoro, oppure è inutile andare all'università. Ed è un equivoco che poggia su due assurdità. Una è quella che il lavoro sia un fatto stabile, stabile in termini di concetto, cioè io oggi posso prevedere quali saranno i lavori che serviranno fra 4 anni, 5 anni, 6 anni. E così via. Questo oggi è assolutamente impossibile. Chi lo dice, chi lo fa, imbroglia i ragazzi. L'altro equivoco è quello secondo cui la previsione dei posti da mettere a disposizione degli studenti
debba essere operata su base regionale. Io non voglio ricordare qui, tra l'altro, la mia collocazione politica potrebbe destare anche qualche facile ironia, ma mi pare che questa sia una visione che si utilizzava nell'Unione Sovietica dei cosiddetti piani quinquennali, regolarmente tutti in genere portati al fallimento. Ed allora la storia era tutto sommato più prevedibile, più stabile, in qualche modo, insomma, ad A, B, C seguiva D, E ed F. Oggi ad A, B, C può seguire Y, può seguire Z e può seguire anche di nuovo la A, perché il mondo di oggi non è così lineare come lo disegna la politica universitaria del paese, come lo ha disegnato la politica degli ultimi 20 anni che ha gestito il sistema universitario. Allora, sulla base di queste premesse, a mio avviso sbagliate, si è costruito un sistema che intanto ha ingannato i ragazzi, facendo loro credere che con una laurea triennale potessero completare un percorso formativo ed entrare nel mondo del lavoro. Poi si è visto che serviva anche la laurea biennale e poi si è visto, ma lo si sapeva già, chi studiava formazione lo sapeva già, che serve una formazione continua per tutta la durata della vita. Allora abbiamo inventato il 3 più 2 per fare spesso il 3, con il 2 che ripete spesso tante cose del 3 e con la somma che non fa mai 5, ma fa 6, 7, 8. Soltanto le grandi corporazioni professionali, giustamente devo dire, i medici, i giuristi, gli architetti, sono riusciti a conservare il percorso a ciclo unico, in qualche caso a recuperarlo questo percorso, come è successo con i giuristi, che forti della loro massiccia presenza in Parlamento non hanno aspettato che il 3 più 2 venisse unificato a livello di sistema universitario, ma lo hanno fatto direttamente in Parlamento con una legge che hanno presentato, se la sono discussa, giocata, approvata e impacchettata, pronta per l'uso. Ecco, voglio dire che dietro tutto questo c'è davvero un grande inganno che i ragazzi devono conoscere. Io credo che la pazienza dei ragazzi oggi sia infinita. Credo che mai una generazione sia stata così paziente come quella di oggi, che si vede sottrarre il diritto non solo all'istruzione, non solo all'occupazione, ma anche ad una prospettiva di vita e ad una giusta collocazione delle proprie attitudini nel mercato del lavoro. Questo ha portato intanto al crollo di tutti gli studi umanistici. Il nostro Presidente del Consiglio giustamente sottolinea che l'Italia è il paese del Rinascimento, il paese dei beni culturali, è il paese che deve puntare sul turismo, che deve puntare sulla bellezza. Nulla di tutto questo si fa più nelle università se non nei corsi ad esaurimento. La mia è una descrizione drammatica. Ci sono ancora corsi sui beni culturali, ci sono ancora corsi di lettere, ci sono ancora corsi di archeologia, ci sono ancora corsi di filosofia, ma ormai sono candele che si spengono, che vanno spegnendosi, buttando a mare un patrimonio di conoscenze che non è adeguatamente sostituito dai percorsi scientifici o tecnologici.
poi scientifico è tutto all'università, anche lettere, anche filosofia, anche archeologia, tutto quanto è scientifico, però c'è questa distinzione che non ha bisogno di eccessive spiegazioni tra di noi, che distingue in qualche modo il sapere scientifico-tecnologico, quello che poi in qualche modo si applica alle attività umane, dall'indirizzo umanistico, che è quello che forma il substrato per fare del sapere scientifico qualcosa di consapevole e non qualcosa di usabile soltanto. Tutto questo ha portato anche, ampliandosi il concetto, ad una visione negativa dell'intero sistema formativo e dell'intero sistema universitario. Se apprendere è una cosa che si usa e si getta a seconda delle esigenze del momento, beh, l'università è fuori luogo, perché l'università non forma robot, non forma operai da catena di montaggio o professionisti che servono per 2 o 3 anni e poi si devono completamente riconvertire, ma in genere forma menti aperte in grado di accogliere il cambiamento, saperlo gestire, saperlo affrontare, saperlo sfidare, saperlo creare. Tutto questo ha portato ad un ridimensionamento costante, ministro per ministro, sia esso di sinistra, di centro, di destra, di sopra, di sotto, davanti e dietro, tutti hanno tagliato risorse al sistema universitario. E questo ha impoverito il paese. C'è stato persino chi ha sostenuto che l'università costa troppo, che abbiamo troppi laureati, che abbiamo troppe università. Bene, noi siamo il paese con meno università e con meno laureati in tutta Europa, in tutta l'area OCSE. Siamo un paese da terzo mondo per l'area OCSE. C'è il rischio che domani le badanti, anziché venire dalla Romania, vengano dall'Italia e vadano verso la Romania. Perché un paese senza preparazione culturale, che non crede in se stesso, che non crede nel proprio passato e soprattutto non crede nel proprio futuro, rischia di decadere, di sbriciolarsi. È questo che è stato fatto. E allora, io, passando anche molto velocemente all'esperienza di Enna, devo dire che probabilmente oggi la Core non sarebbe nata. La Core è nata in un momento fortunato, quando tutte le congiunzioni astrali, diciamo così, ecco, per fare anche un riferimento a ciò che è in qualche modo intangibile, ma poi in definitiva lo è, tutte le congiunzioni astrali si sono rivelate favorevoli. E le congiunzioni astrali favorevoli erano enti locali forti, una presenza politica sul territorio ancora forte. Oggi il territorio in politica non conta più niente, perché tutti i parlamentari sono designati a Roma, e quindi il territorio, l'unico territorio che il parlamentare deve considerare è quello della segreteria centrale del proprio partito. Quindi un momento nel quale invece ancora la politica locale aveva un peso, aveva un suo protagonismo, quello nel quale ancora si credeva nella possibilità dell'università di essere un motore per lo sviluppo. Io vi do solo un dato: l'Irlanda è un paese più o meno quanto la Sicilia, parlo di abitanti,
ha 26 università. E come sapete, l'Irlanda, pur avendo avuto una grande crisi economica, una grande crisi finanziaria, si è ripresa, è il centro di molte imprese multinazionali che operano nei settori più avanzati, è un polo dal quale si radiano competenze ed è un polo che attrae i giovani e li sa usare, sa mettere a disposizione di essi strutture, mezzi, processi burocratici semplificati. 26 atenei, e noi ne avremmo molti, con 80 in tutto il paese. Mi pare esagerato. La Romania, la cito perché di sti tempi Enna è sempre accostata con la Romania, anche se mi fa simpatia questa cosa. La Romania ha 100 atenei con 20 milioni di abitanti e solo a Bucarest ci sono 30 università e hanno migliaia di italiani, di francesi, di giapponesi, di cinesi, di vietnamiti, di tedeschi che studiano lì, che studiano in quelle università. Chi l'avrebbe mai detto? E noi invece abbiamo difficoltà ad accogliere persino gli italiani, altro che essere attrattivi verso l'estero, come vorrebbe il governo attuale. Per essere attrattivi verso l'estero bisogna dare alle università le risorse. E naturalmente io quando parlo di risorse non parlo delle università non statali, perché a noi è giusto che lo Stato non dia risorse, ma parlo delle università statali che sono trattate malissimo e sono tra l'altro imbrigliate in mille vincoli, per cui se devono fare una cosa devono ottenere 100.000 autorizzazioni da Palermo a Roma, da quell'ufficio, da quell'altro ufficio, da quella corte, dall'altra corte, e con i tempi che sono assolutamente incompatibili. Non è un problema di trasparenza, le università non si sono mai sottratte alla trasparenza, è un problema di compatibilità di tempi. Se io devo comprare un'attrezzatura oggi perché ho valutato che quell'attrezzatura scientifica è importante oggi, non la posso comprare tra un anno, perché tra un anno quell'attrezzatura non è più necessaria, è stata superata da altre più avanzate. Allora, se io ottengo l'autorizzazione fra un anno o i soldi fra un anno, o non posso pagare l'impresa perché qualcuno mi ha bloccato il procedimento burocratico contabile, allora non funziona. C'è una discussione in corso in questo momento nel sistema universitario italiano per dare alle università, quelle pubbliche in modo particolare, una connotazione diversa nell'ambito della pubblica amministrazione, di non considerarle, per non considerarle tout court, una struttura amministrativa, perché è soprattutto una struttura dedita alla formazione, alla ricerca, alla terza missione, che richiedono tempi e procedure assolutamente flessibili. I docenti universitari che vengono dall'estero per convegni, come visiting professor, quando ci sono i fondi, per attività di scambio, ci raccontano di sistemi che sono un altro mondo. Allora, bisogna ridare un'identità al sistema universitario, bisogna dire la verità ai ragazzi. Non è vero che l'università deve essere necessariamente collegata col mondo del lavoro. L'università deve soddisfare le attitudini personali dei singoli studenti, perché se uno studente segue un percorso di studio per il quale sente di avere propensione, attitudine, desiderio di sviluppo, allora se lo troverà il lavoro, se lo trova da solo. Altrimenti facciamo un'altra cosa, facciamo la formazione professionale,
è necessaria anche quella, ci mancherebbe. In Germania convivono i due sistemi, anche qui abbiamo provato a farli convivere con gli istituti tecnici superiori, gli ITS, ma come al solito le cose copiate da noi non funzionano e poi noi abbiamo una mentalità e un'impostazione che è giusto anche valorizzare. Allora, l'esperienza di Enna non è ripetibile per come si sviluppò allora. Enti locali che diedero al consorzio ampia autonomia, che non lo vincolarono con andate e ritorno continue di deliberazioni, ma lo lasciarono libero di muoversi, libero di strutturarsi le relazioni con gli altri tre atenei siciliani. Una visione di collaborazione che c'era e c'è ancora da parte degli atenei siciliani, perché che se ne dica, gli atenei siciliani pubblici, Palermo, Catania, Messina, hanno avuto nei confronti del decentramento un atteggiamento certamente diverso ognuno dall'altro, però assolutamente favorevole, e lo stanno portando avanti oggi, che invece vede esperienze concluse, anche esperienze grandi, sostanziose, tipo quella di Cuneo, di Mantova, di Cremona, che non reggono, no? Lecco. Qui invece stanno reggendo le esperienze di decentramento, certo con le necessarie regole, devo dire anche, no, non perché qui presente il rettore dell'Università di Catania, ma per esempio l'Università di Catania ha dato forma giuridica piena ai suoi decentramenti. Non sono canali i corsi di Ragusa e di Siracusa, cioè non sono aule remote, sono corsi veri, accreditati, autonomi, effettivamente esistenti, non sono aule remote come invece ci sono ad Agrigento, a Trapani, a Caltanissetta, a Noto. Questo va dato atto all'Università di Catania. Devo dire che anche per l'esperienza che abbiamo avuto noi con l'Università di Catania, il rispetto delle regole c'è sempre stato. Certo, a volte può dare fastidio il rispetto delle regole, perché imbriglia, in qualche modo crea guardrail, binari, però alla fine non realizza illusioni, non realizza imbrogli. Enna, la core, è il frutto di quello che a Enna hanno fatto Catania e Palermo. E lo hanno fatto bene, lo hanno fatto così bene che Enna, grazie chiaramente alla politica locale, alla visione politica locale, alla forza di allora della politica locale, oggi è zero quella forza, no? Per questo dico, bisogna cogliere l'attimo, e l'abbiamo fatto anche, consentitemi una battuta, perché a Enna governava il centro-sinistra e al governo c'era il centro-destra. Perché se al governo ci fosse stato il centro-sinistra, quando ad Enna governava il centro-sinistra, l'Università Core non sarebbe nata. Grazie. Grazie Presidente Salerno. Molti spunti che sicuramente saranno ripresi, no? Perché la centralità della politica sulla crescita e sviluppo di Core è acclamata, se in altre realtà simili non si sono potute creare, probabilmente bisogna fare un'analisi delle classi politiche locali, ma questo lo faremo in questi giorni.